Thank you Nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Cuneo. Apriamo con la cronaca, con la notizia di un accoltellamento in ospedale nella notte ad Alba. Un operaio di 50 anni, censurato di Castagnito, ha colpito con quattro coltellate alla schiena e un occhio un amico della moglie. La vicenda ha avuto origine ieri sera con un violento litigio scatenato dalla gelosia tra marito e moglie. Lei, 48 anni, è presa a schiaffi e è fuggita chiedendo a un amico di portarla in ospedale al pronto soccorso, mentre era in attesa è stata raggiunta dal marito Fu ribondo armato di un coltello a serramanico con cui ha aggredito l'amico. Solo il pronto intervento del personale sanitario e l'arrivo di due gazzelle dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Il ferito si trova ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di quarto d'asti. Federico Rubiano è stato nominato vice coordinatore provinciale giovani Forza Italia della città di Saluzzo e delle sue valli. Federico Rubiano è stato nominato vice coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia di Saluzzo. Da chi è stato nominato? È stato nominato dall'attuale coordinatore provinciale giovani dei Ninotti. Rientra all'interno di un organigramma provinciale che è costituito, oltre che dal coordinatore stesso, dai tre coordinatori che rappresentano eh, il territorio cuneese. Nel modo specifico, l'amico Federico Rubiano rappresenta Saluzzo e le sue valli. Tutto il territorio cuneese è stato in questo modo, per quanto riguarda il settore giovanile, è stato coperto con queste tre nomine. A queste tre nomine eh, Seguiranno poi le nomine dei rispettivi coordinatori delle, sette, delle città Sette Sorelle. In questo modo si ha una struttura organizzativa che è in grado di affrontare tutte le tematiche che possono presentarsi sempre nel settore giovanile sulla provincia di Cuneo. Qual è l'obiettivo lavorativo su Saluzzese? Ma il nostro obiettivo è quello di raggruppare il maggior numero di giovani che ormai sono dissidenti alla politica e toccare gli argomenti più latenti, quale il loro futuro, il lavoro, le scuole e magari anche in collaborazione con le associazioni di categoria per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, per quanto riguarda il mondo delle aziende, il mondo del, degli studi autonomi e questo, in modo da eh, creare una nuova classe politica per il futuro eh, migliore e che inglobi il più possibile il mondo giovanile. Nell'ambito dell'estate, ragazzi, i bambini di 6 e 7 anni dell'Oratorio Don Bosco di Saluzzo, divisi in vari gruppi, si sono divertiti con un gioco curioso e affascinante. Continuano le attività nel corso dell'estate, ragazzi, siamo all'Oratorio Don Bosco di eh, Saluzzo. Oggi ci aspetta una bellissima caccia all'animatore, ma ci racconta tutto il responsabile dell'Oratorio Don Bosco, eh, don Giovanni Banchio. Di che cosa si tratta? Con i più piccoli, questi sono bambini che hanno fatto la prima elementare, oggi eh, sono divisi per squadre, loro devono cercare dentro la struttura dell'oratorio degli animatori che sono travestiti da personaggi, quindi è una caccia al tesoro tematica, loro devono scoprire chi sono, dove sono e è una caccia al tesoro, eh, una competizione tra le quattro squadre dei bimbetti. Entriamo un po' più nello specifico, cercando di capire magari anche quanti bambini partecipano e quali sono magari anche i costumi di questi animatori che cosa rappresentano. Come diceva il Don, questo gioco è appunto caccia l'animatore e in base alla tematica dei film che abbiamo visto ieri, quindi Side Out. In questo film ci sono appunto i protagonisti delle diverse emozioni, quindi va gioia, tristezza, eh, rabbia, paura e disgusto. E quindi in base a queste, queste appunto emozioni ogni animatore si travestita da questa emozione. Appunto questa caccia animatore, quindi ogni animatore, se non so, nascosto più o meno nell'oratorio, i bambini, quindi ogni squadra l'obiettivo sarà cercare eh, l'animatore e questo animatore avrà il compito appunto di eh, fargli fare non so, una prova in base alla proprie emozione. Non so, ad esempio Gioia farà, le, farà, farà vedere a loro una, un, un, qualcosa in base alla magia, quindi qualcosa di divertente che li faccia divertire. Sono pronti i ragazzi? Sono prontissimi, sono contenti. Oggi l'oratorio è tutto per loro perché le altre squadre sono in gita o in piscina. Quindi eh, hanno anche questa eh, sensazione di essere loro i padroni dell'oratorio, i più piccoli. Sono felicissimi. Ammondano, ammontano a 4,45 milioni di euro i contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il territorio. Sui cinque settori per i quali era possibile presentare richieste, le richieste prevenute sono state 541 e i contributi deliberati sono stati 293. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Gian Domenico Genta, ha anche impiegato 1,6 milioni per gli esercizi 2017-2018-2019, deliberati anche 14 contributi per un totale di trentacinquemila euro attraverso il bando emergenza povertà. La Sessione Generale 2016 è la prima importante occasione erogativa per il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione CRC, spiega il Presidente Genta. Con queste erogazioni, in linea con quanto previsto dal programma operativo approvato lo scorso ottobre, la Fondazione garantisce a tante realtà del territorio provinciale il sostegno significativo e puntuale di cui ha bisogno. Nei prossimi mesi lavoreremo sulla programmazione 2017, che raccoglierà le priorità e le indicazioni alla base del programma di mandato 2016-2019. Cade il 30 giugno, nel frattempo, l'ultima sessione erogativa prevista per il 2016. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, la buon proseguimento con il GRP.